Una manifestazione di protesta dei lavoratori dell'Ausl 6 che hanno organizzato un sit-in dinanzi la sede cittadina di via Cusmano. Pomo della discordia la deliberazione numero 1389 del 12 ottobre 2007 emessa dalla direzione aziendale che prevede un taglio del 5% dei fondi contrattuali relativi alle retribuzioni del personale. Il provvedimento rientra nel piano di contenimento della spesa improntato dall'azienda ed ha suscitato l'indignata reazione dei lavoratori che sostengono che gli interventi dovrebbero essere mirati a ben altri sprechi e inefficienze strutturali e di gestione imputabili alla direzione. I rappresentanti sindacali ritengono un atto di prevaricazione illegittimo la modifica di un contratto nazionale con metodo unilaterale senza una negoziazione che tuteli i diritti dei lavoratori. Dalla direzione locale dell'Aus 6 fanno sapere che l'esecutività della delibera è momentaneamente sospesa in attesa della riunione sindacale in programma il 23 ottobre. Il ministro della Sanità Turco ha fatto a luglio un accordo con le organizzazioni sindacali dichiarando la intangibilità del contratto anche nelle regioni che sono alle prese con il disavanzo della sanità. Quindi il contratto nazionale non si può toccare, è intangibile. E, tra l'altro, oltre a penalizzare i lavoratori, questo provvedimento non produce risultati sul terreno del disavanzo, perché per poter contrastare il disavanzo che è forte in Sicilia è necessario eliminare gli sprechi e quindi c'è bisogno di un monitoraggio della spesa e quindi eliminare le cause che producono disavanzo. E sicuramente non sono le retribuzioni dei lavoratori che sono le più basse in Europa a produrre il disavanzo.